Da nord a sud tutti d'accordo nel settore dei pubblici esercizi sul cosiddetto Super Green Pass, che dal 6 dicembre al 15 gennaio darà accesso all'interno dei locali solo a vaccinati e guariti dal Covid, nella convinzione che servirà a evitare restrizioni che nessuno può più permettersi. Per Matteo Musacci, vicepresidente di FIPE, il Green Pass rafforzato è l'unico strumento valido per non tornare a chiudere mai più. Anche secondo Leopoldo Resta, amministratore delegato di Cirfood Retail, meglio perdere il 10% dei clienti senza Super Green Pass nei prossimi 2 mesi che il 50% il prossimo anno. E Vittorio Grossi, bartender del Peledo di Riccione, sottolinea che per i locali non cambia molto, dato che la stragrande maggioranza dei clienti che fino ad oggi è entrata con il Green Pass era vaccinata. La tendenza è ormai chiara, i cocktail ready to drink sono un'opportunità di business, al di là del delivery esploso con il lockdown, perché sono utili per ampliare l'offerta di alcuni esercizi, non attrezzati a offrire un servizio di mixology, ma anche perché per i turisti possono rappresentare un souvenir dell'eccellenza del Made in Italy. I cocktail pre-batch troveranno sempre più spazio non solo nei bar e minibar degli hotel, nelle baite o negli stabilimenti balneari, ma anche nei duty free degli aeroporti, lo fa con successo Neo Cocktail dal 2019 e nelle aree dello shopping in ambito travel, a partire dalle stazioni. Il Vieux Carré è stato ideato nel 1938 da Walter Bergeron, capo barman del Monteleone Hotel di New Orleans, e prende il nome dal quartiere più antico della città. Fa parte della lista IBA dal 2020 fra gli Unforgettables. Si prepara con tecnica stir and strain, mescolando nel mixing glass 3 cl di rye whisky, 3 cl di cognac, 3 cl di vermouth, 2 bar spoon di Benedictine e 2 dash di angostura.